Undicesima giornata di campionato che si sposta prevalentemente al sabato, visto l'imminente turno infrasettimanale di mercoledì. Tutte le abruzzesi in campo, Avezzano a parte, visto che i marsicani hanno impattato ieri con il Sant'Arcangelo. Ma soprattutto due derby, tutti da vivere, perché al Valle Anzuca di Francavilla si sfidano le due migliori compagini della regione, classifica alla mano. Il notaresco, terzo a tre punti dalla vetta dopo il successo interno con il Campobasso, cerca un'altra gioia. Stavolta in trasferta, ma di fronte avrà la squadra di Paolo Rachini, che davanti recupera un giocatore fondamentale come Vanegas e in difesa dovrebbe riavere anche Nazzari. Per Codini invece organico praticamente al completo, è un Minella in forma super, 7 gol in stagione, una doppietta al Savini domenica scorsa, antipasto migliore per la sfida di questo pomeriggio. Noi dobbiamo affrontare questa partita come tutte le altre fatte in casa, cioè cercando di aggredirli. Loro sono una squadra molto organizzata, però ecco, ripeto, noi abbiamo le nostre armi e cercheremo di sfruttarle davanti ai nostri tifosi. Ripeto, ci vorrà pazienza perché il San Nicolò è una squadra che è in salute, quindi magari la partita si può sbloccare in qualsiasi momento. Dobbiamo avere proprio quella pazienza di cercare la giocata giusta e per fare gol, insomma. Però sappiamo che non sarà facile. A pochi chilometri di distanza al Mariani Pavone, altra sfida tutta abruzzese tra il Pineto, rinfrancato dai due successi consecutivi con Campobasso Isernia, che ospita la Vastese di Fabio Montani. Biancazzurri, che dovrebbero avere Stefano Madio in panchina, il centrocampista, rientra dopo l'infortunio patito qualche settimana fa nel match contro la Jesina. In difesa probabile la presenza di Pepe Orlando, Pietrantonio in lizza per una maglia da titolare come Tomassini, che davanti dovrebbe giocare nel tridente insieme a Ciarcelluti e Villanova. Aragonesi reduci dal successo con la Savignanese e con Leonetti, che dovrebbe giocare ancora sull'esterno per far spazio al centro a Sciba. Speravo che si potesse iniziare col piede giusto, questo è successo. È chiaro che siamo soltanto all'inizio, quindi deve essere assolutamente un punto di partenza e non altro, perché possiamo fare di più, dobbiamo fare di più, e quindi siamo contenti, sono contento, perché questi risultati iniziali hanno portato anche buon umore, e quando c'è buon umore si lavora anche meglio. Quindi è una squadra forte, ha un allenatore bravo, capace, che da diversi anni, mi sembra che sia il terzo anno consecutivo che sta lì, è reduce da una finale playoff con un'intelaiatura di squadra importante dove ci ha inserito giocatori di assoluto spessore. Quindi incontriamo una squadra che deve necessariamente quantomeno fare i playoff per la rosa, per la società che ha, quindi incontriamo una squadra forte. E quindi siamo contenti di questo, perché ci misureremo con una squadra importante e vediamo qual è il nostro grado di crescita attuale. A proposito di Savignanese, il Giulianova se la vedrà proprio con i romagnoli a Martorano nell'unico non derby del sabato. Giallorossi col dubbio Fazzini e con Fabrizi e De Fabritis out. Stallone ritrova però Torelli, ma soprattutto si affida ad un attacco con Romano Tozzi, Barso e Di Paolo, supportati dalla vena realizzativa di Mangiacasale, che ha avuto un ottimo impatto da quando è arrivato in riva all'Adriatico. Fischio d'inizio tra poco alle ore 14:30 per un sabato davvero da non perdere.